Io credo che, questo per dire che l'unica cosa che io faccio senza calcolare nulla sono i libri. Tutto il resto è frutto di una, i libri, che scrivo. Tutto il resto è frutto di una strategia. Questa strategia è una strategia di, che risponde all'esigenza di non essere, uno sfigato. Mi spiego. Cioè di non essere, perché come molte persone sensibili, o abbastanza sensibili, che ho conosciuto, ho avuto dei periodi in cui mi sono sentito molto, molto distaccato dal mondo, proprio il periodo in cui frequentavo questo luogo, per esempio, in cui mi sentivo esattamente come il ragazzo del film. Il mercato è una cosa in cui, che a me piace, ma è una cosa in cui A, B, C e D gareggiano, dovrebbero gareggiare su questa, cioè qua c'è l'obiettivo. E il primo che arriva è il più forte. Questo è quello che succede nel mondo della televisione americana. Una competizione spietata in cui le persone si danno tutti i colpi così. Il mondo editoriale, o anche televisivo italiano, è un mondo in cui la stessa cosa è A parte da qui, B parte da qui, C parte da qui e D è praticamente già arrivato. Questo è un sistema, come dire, drogato che alla fine non porta, infatti. Non è che siano state mai esportate delle grandi cose dall'Italia. Ci sono qualche. Io mi chiedo sempre come mai gli americani non hanno mai comprato il format di Blob, per esempio, che trova, è la trasmissione più geniale sulla televisione che sia mai stata fatta, secondo me, al mondo. Ed è una trasmissione che definisce il senso della televisione in maniera perfetta. Cioè, non c'è, è un concetto semplice e chiaro che farebbe, però, ovviamente. Come dire, solo il servizio pubblico potrebbe forse, però è strano che non sia mai stata esportata. Non so se sia proprio indicibile il momento della morte, però non lo so perché appunto io, come dire, il momento più importante del romanzo che sta uscendo è proprio il momento in cui il protagonista racconta la sorprendente morte della madre, per cui comunque alla fine tutto invece quello che conta è soltanto la morte da un certo punto di vista, cioè non esiste altra. Io prima che morisse mia madre, pensavo, ho questo preciso ricordo, e con questo concludo, ho questo preciso ricordo, terribile per me, veramente, anche da un certo punto di vista, che io pensavo di non avere abbastanza cose drammatiche da raccontare perché avevo avuto un'infanzia troppo felice, un'adolescenza troppo felice. Non appena ho iniziato a pensare molto spesso a questa cosa qui, e si è ammalata ed è morta mia mamma. E, evidentemente il cozzare di queste due cose, che ha completamente definito la mia personalità e anche quello che volevo raccontare, e dice tutto.